Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Anche ad Arezzo, dopo i manifesti Free Vax di qualche tempo fa che suscitarono un po' di polemica, adesso proprio nei giorni in cui si celebra, anche se è un verbo che in questo caso non so quanto sia corretto utilizzare, comunque diciamo che si ricorda il quarantennale dall'entrata in vigore della legge sull'aborto, dopo una delle più famose battaglie referendarie dei radicali, e il movimento, l'associazione Pro Vita sta facendo delle campagne, se ne è parlato anche a Roma, dove addirittura alcuni manifesti, manifesti sono stati rimossi. Anche ad Arezzo è arrivata questa campagna Pro Vita, diciamo, che vuole sensibilizzare contro l'aborto. Vedi, mamma, non ti pentirai di avermi avuto, e se proprio non puoi tenermi con te, dammi in adozione, fammi vivere, mamma, non sei sola, se hai bisogno di aiuto chiama, eccetera eccetera. Ci sono in questi giorni polemiche anche sui troppi medici obiettori, sul fatto che si dice che insomma questa legge non sia spesso garantita alle donne che vogliono esercitare questo diritto, da una parte, e dall'altra, nonostante sia una legge dello Stato, c'è chi ancora la contesta. Tu come la vedi? Ma senti, tutto bisogna calarsi un po' nella situazione che c'era all'atto in cui ho fatto il referendum. In effetti le problematiche c'erano, perché allora c'era la problematica soprattutto delle donne che dovevano abortire clandestinamente, tantissime donne morte per infezione dovute agli aborti clandestini e così via. Oggi secondo me, anche se io ero contrario anche allora, ero favorevole soltanto per un'apertura in casi eccezionali, non sicuramente in modo generalizzato. I femministi mi uccideranno, ma la pensavo così anche allora. Un altro, io ho quattro figli e il quarto figlio nacque dopo questa legge. E non ho mai pensato assolutamente con mia moglie a utilizzare questa norma nuova. Poi però nel frattempo sono passati 40 anni, quindi in 40 anni anche la medicina ha fatto un'evoluzione porosa, per cui oggi ci sono delle possibilità enormi per far sì che una donna possa evitare in modo ben definito di rimanere incinta e pure di avere una contraccezione molto più leggera, molto più sicura rispetto a quello che era tanti anni fa. Per cui io non, sinceramente, tutto questo osannare di questa vittoria degli anni 80, beh sì, negli anni 80 fu un grosso successo da parte delle donne questo, però oggi come oggi sinceramente secondo me la rivedrei in modo completamente diverso, perché i tempi sono cambiati, come ti dicevo, ci sono soluzioni completamente diverse, oggi è molto più semplice e quindi di conseguenza eviterei di fare una legge come fu fatta allora e la rivedrei in modo completamente diverso. Magari eccetto i casi di violenza che sessuale, ci sono delle situazioni delicate, però effettivamente non è che una gravidanza è così un trastullo, nel senso sì, si può... Non soltanto, anche di rischio di salute della donna. Esatto. Sì, c'è anche il rischio di salute della donna, però ecco, non è una cosa che... Peraltro sono scelte, poi non è che una donna ovviamente con grande facilità decide abortisco, cioè sono anche sofferenze psicologiche. Ci sono passato, l'ho visto io. Che magari tutta e la vita. Sinceramente non è che sorridono. No. Lì per lì prima di andarci vedevo tanto, scusa, parlo sempre di allora, visto che mia moglie aspettava un figlio, quindi andavo in questi centri, vedevo tante donne che all'entrata di un procurato aborto cercavano di giustificare il perché lo facevano, ma poi quando uscivano effettivamente era un'altra cosa e si vedeva che soffrivano di quello che avevano fatto, quindi pensiamoci, anche perché uno può comunque partorire, se proprio non se la sente, come suggerisce ad esempio questa vela, può anche pensare ma non è facile neanche però sopprimere, sono d'accordo con te. Ma non è facile neanche mettere al mondo una creatura pensando poi di darla a terzi in affidamento, cioè come concessione è sbagliata anche questa. Vabbè, insomma, è un tasto molto delicato e molto difficile. Logicamente è la coscienza personale che molte volte ti fa fare delle scelte
e c'è chi la fa in un senso e c'è chi la fa in un altro. Io ho sempre preferito farlo in un altro. Comunque, diciamo una cosa, che come è stato fatto a Roma, ci sono stati dei casi, cioè, in cui si chiede addirittura di rimuovere manifesti o comunque messaggi di questo tipo. Io personalmente lo trovo grave, cioè secondo me la libertà di opinione, anche se contesti, perché le leggi si possono anche democraticamente contestare, no? Quindi, e però siamo arrivati a un punto che sembra quasi tornare indietro, cioè che certe cose non si possono neanche criticare, cioè si chiede che vengano rimossi, no? E questo non va bene assolutamente, la libertà di espressione c'è e quindi di conseguenza questo non offende nessuno, ma dà soltanto un'indicazione ben precisa, in un senso contrario a quello della legge. E quindi, come nell'88 fu fatto il referendum per la legge sull'aborto, nulla vieta che oggi sorgesse un'opinione di massa che porti a un altro referendum che faccia rivedere questa legge in modo completamente diverso. Sicuramente il dibattito è aperto, ci vediamo domani. Ciao.